Buongiorno a Sergio Soderini, campione regionale. Campione regionale over 65, insieme naturalmente al grande Mario Fiorini. Perché dici naturalmente? È perché senza Mario Fiorini non sarebbe stato possibile. E lo dico perché Mario Fiorini, come dice lui, ci ha portato a Cavacescio per oltre 20-25 anni. Grande Mario. Da over 45 a over 65. Lui portava sempre il punto. Io, così come comprimario, facevo il punto di doppio qualche volta. Lui non si è mai ritirato, anche quando qualche volta io volevo gettare l'asciugamano, perché Mario Fiorini ha fatto praticamente sempre il maestro, per cui faceva il maestro dal lunedì alla domenica. Chiaramente andare la domenica a giocare con giocatori di serie B e di serie C è veramente molto difficile. Comunque anche grazie a un gruppo simpatico di altri atleti che abbiamo portato qua, ai tempi che abbiamo vinto il titolo della Serie C, erano gli anni 82-83, c'era Monduzzi, c'era il grande Zugarelli, e Francesco D'Alessio, è stato veramente un nostro simpatico atleta, grande doppista. E veramente con questo forte gruppo e con un leader come Mario Fiorini abbiamo vinto, cosa che credo per il circolo canottiere Aniene a quei tempi era una cosa veramente difficile, la Serie C, e siamo arrivati in finale diverse volte, 3-4 volte, sempre perché c'era la leggenda Mario Fiorini. Da subito, dopo le prime lezioni in cui mi diceva pugna la racchetta come un martello, subito mi ha trascinato in partite di doppio, naturalmente sociali, simpatiche, eccetera. E poi insieme a lui appunto abbiamo fatto tutte le competizioni da over 45 fino a oggi over 65. E oggi devo dire over 65 non è poco, perché abbiamo vinto il titolo regionale per 4 volte. Nell'over 35 siete campioni regionali, quindi siamo nell'over 65 regionali. Nell'over 35 ed ora state giocando per il titolo nazionale, cioè il cammino verso questa, il titolo. Questa è la partita per arrivare al girone finale nazionale che si terrà a Bari tra 2 settimane. L'anno scorso abbiamo vinto il titolo regionale e siamo arrivati vice campioni d'Italia. Quest'anno vogliamo vincere il titolo. Charpentier, Barbiero, Filippucci, Santo Padre, Castelnuovo. Questo è il nostro team. Adesso dobbiamo solamente aspettare questa fine giugno per brindare al titolo di campione d'Italia over 35. Questo è l'augurio. In bocca al lupo. Grazie. All'Aniene, in bocca al lupo a Sergio Soderini, che riesce a tenere questi ragazzi molto tranquilli, entusiasti, sorridono, controllano l'ansia perché c'è quando si c'è la competizione a squadre, no, no. Ma devo dire che non ci sono mai picchi di ira o non si esce fuori dalle righe. Prima di tutto è difficile appunto che qualche giocatore abbia un comportamento intemperante, anche se io capisco che qualche volta la racchetta brucia in mano quando c'è un momento di tensione, eccetera. Però al di là di questo noi abbiamo creato veramente un gruppo, uno spirito tale per cui siamo tutti per uno e uno per tutti. Anche chi sta fuori, magari che non gioca, soffre e partecipa alla partita degli altri. Parlami un po' del rapporto di amicizia che c'è tra di voi. Siamo un gruppo di amici che nascono da lontano, con Federico, con Vincenzo, con Alessandro, io... ai quali si è aggiunto poi quest'anno Marcello. Federico, parli di? Castelnuovo. Ah, ecco. Siamo amici che veniamo da lontanissimo, abbiamo giocato tanti anni insieme e poi siamo stati sempre un gruppo di ragazzi che ha avuto tantissime cose in comune. Ci siamo stati sempre molto vicino in tantissime situazioni, ci ritroviamo spessissimo anche fuori dai campi da tennis, quindi è veramente molto 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 piacevole affrontare una competizione così. Quest'anno gioco con l'Aniene qua, speriamo di portarci a casa anche il titolo italiano. Tu quando scendi in campo giochi sempre molto concentrato, dai sempre, cioè, cerchiamo di vederti, non ti troviamo mai disattento. È parte dell'over 35, ed essere vecchio, poi quanto più dura la partita più mi fanno male la spalla, le caviglie, quindi quanto più in fretta posso uscire dal campo meglio è.